Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 671esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Niente, buongiorno, buon venerdì a tutti. Vediamo un pochettino se pausa mi sembra l'avessimo fatta poco fa, quindi direi che non perdiamo tempo per partire. Non perdiamo tempo per partire, andare verso Parma, che almeno carichiamo e poi ce ne andiamo verso, boh, vedremo un po', Slovenia, quelle parti di lì. Adesso devo ancora decidere bene. Comunque, era tanto che non provavo questi interni. E devo dire che non è che mi mancassero più di tanto. Mi piace il fatto che ci sono fatti abbastanza bene, però non mi piace il fatto che non ho il display decente là dentro. È un po' diverso in realtà. Mi sembra di averlo già visto qualche volta un display così per Euro Truck, diciamo. Però non ne sono molto sicuro, quindi aspettate che devo calibrare il freno, che non l'ho ancora schiacciato a fondo. Ok. Quindi non ne sono molto sicuro che sia 100% esistente quella mod di un display del genere. Perché? No, ho sbagliato tanto. Perché ho il canale alzato, abbassato e devo alzare. Perfetto. Consumiamo di meno, anche come gomme. Il camion è alzato, sì. E via, si vola verso oggi. Forse dovremmo arrivarci entro oggi a Parma. Non credo ci voglia più di tanto tempo adesso. Quanto manca? No, 3 ore e 20 dovremmo farcela. Dovremmo farcela. Non ne sono molto sicuro, però credo di sì. Anche perché se perdiamo un pochino di tempo su di qua, come stiamo facendo, perché non sembra. No, non dirmi che adesso mi tocca fare tutta la retromarcia, perché nella prossima curva non ci passo. E già lì passiamo un po' vicino alle pietre. Fammi fare quel cosa che giro di qua. No, lì non ci passiamo. Forse è questo il motivo per cui in Italia non puoi andare con camion così lunghi, perché non ci passi proprio. Allora, gira per di qua, poi per di qua. E poi lì cosa ci facciamo? Ci proviamo a passare sotto. Ah, ma sono finte quelle pietre, meglio. Qui cerchiamo di prenderci un pochino più larghi, almeno magari riusciamo a passarci un po' meglio. Cioè, passare di là forse è stato un pochino più un casino entrare, però era più comodo poi la strada. Cioè, fare la prima curva, ma poi di qua è peggio ancora. Di qua non questa curva, perché questa curva è un pochino più facile addirittura dell'altra. Nel senso, com'è che ci sono queste pietre al lato della strada. Vabbè, pazienza, qua dove devo andare? Sempre dritto. Siamo sicuri? Sì. E di lì vado a passare in un posto che non so neanche dove mi vado a infilare, sinceramente. Per schivitare, che abbiamo visto che ci passiamo, che sembra basso, ma in realtà non lo è. Cioè, più che altro dai lati, perché in sé non è poi basso. Questo com'è? Sabile. Oramai prima, cioè adesso prima c'era un periodo che lo usavo molto spesso, quando c'avevo il 480 lo usavo spesso sto camion, ce l'avevo tutti i giorni. Cioè non questo, diciamo la stessa combinazione di 25 metri 25, e c'avevo più l'abitudine. Adesso, come vedete, devo un pochino farci l'occhio. Però comunque penso che una volta che adesso mi riprendo nella strada, poi ce la faccio. Dopo che ci guido una mezz'oretta, ci vuole poco a riprendere. Già ci ero abituato prima, la prima volta che l'ho guidato, difatti andavo piano nelle curve così, perché non c'avevo minimamente l'abitudine. Ma non freno motore a sto motore. Dovrebbe freno motorare un po' di più. No. Basta. Io per sbaglio ho fatto il tasto che mi fa partire la radio. Me li sono impostati su degli altri tasti per fare prima. Dobbiamo anche cambiare, ora che ci penso,
il tasto qua per il freno motore che me lo dà assieme al retarder. Che è una cosa che, come vi ho detto, mi dà un po' fastidio. E anche lì nella rotonda, ben che mi sono allargato abbastanza bene, siamo passati giusti. Facendo i 65 in una strada dove ci sono i 50 e mi ha fatto la multa. Vabbè, magari conviene rallentare, se no magari me ne fa un'altra. Intanto qua devo tirare, devo rallentare. Ok, Parma Bologna, ecco qua. Non so neanche quanto caricare, perché, cioè, a parte, vabbè, come altezza già abbiamo sbagliato in pieno. Però come peso, se vogliamo fare che poi cominciamo a salire verso la Svezia così, possiamo caricare parecchio. Che il limite mi sembra sia 500 quintali, se non 600. Ma per girare qua, cioè poi ci capitano da fare queste strade, adesso eravamo completamente vuoti. La carichi. Ah, ma questa non è autostrada. Vabbè, fa niente. Pensavo fosse autostrada, ci arrivavamo di sicuro. Così, oddio, così ci arriviamo. Abbiamo da fare 136 km, ce la facciamo di sicuro. Per 19 per, facciamo una media dei 70 all'ora. Facciamo anche 60. Quindi sarebbe da fare 133 diviso 19. Sì, questo posto me lo ricordo, che c'era questo muraglione qua. L'avevamo fatta settimana scorsa col DAF. E qua dicevo che c'era il bosco, vabbè. Una cosa che adesso mi piacerebbe che mettessero qua su, cioè che mettessero, che uscisse qualche mod, ma oramai mi sa che sono tutti focalizzati sugli Scania, quelli nuovi. Qui qua non so quanta gente ci stia ancora facendo mod, se esce qualcuno me lo prendo in pieno. Sono i tasti dello Scania, che questi qui sono tipo tasti esagonali, no, esagonali, rettangolari. Sarebbe bello fossero un po' arrotondati come in realtà. Questi qui sono un po' punti, poi non sembrano neanche tasti, come a parte quello. Sì, effettivamente forse, ripensandoci, era meglio se avessi fatto autostrada. Non tanto perché ci vuole tanto tempo, perché come vedete, cioè, il tempo c'è. È che qui già questi due tornanti dobbiamo per forza andarne altra corsia, se c'è qualcuno che magari è un po' sparato, non faccia tempo a rimettermi dentro, cose del genere. Anche qua io sto passando sulla riga bianca col rimorchio, sono un po' nell'altra corsia con le ruote davanti della matrice. Forse se poi vediamo che magari le strade per di là dove voglio andare io sono troppo brutte, lo cambiamo. È che poi mi darebbe un po' fastidio lasciarlo in giro questo rimorchio, che poi devo tornarlo a prendere. Vedremo un po'. Che sì, che si possono ripristinare i rimorchi, è che poi te li ripristini attaccati, è un po' un casino quando devi ripristinarli. Quindi io il Crone l'ho lasciato a Genova. Il Limitech l'avevo venduto perché l'avevo comprato che aveva le ruote sbagliate e non potevo cambiarle, allora l'ho venduto. La cisterna sapete che non so dove l'ho lasciata. La cisterna? Non lo so. Ho una cisterna sperduta da qualche parte per lì. Probabilmente, sapete dove potrebbe essere anche? O qua, da queste parti qua. Oppure
tipo qua, in questo punto qua, oppure qui a Genova da qualche parte. Là, da quelle parti là, perché era dove mi aveva tolto, mi ha detto il tuo rimorchio è stato tolto. Quindi stiamo attenti a questo ramo che è tutto di qua. Come aveva detto, sei stato riportato al garage, i lavori sono stati annullati. E invece di là, perché dove se l'ho sganciato là di sicuro, non vado a sganciare in giro. Dai, questa polizia. Ai 55 che ci sono, ai 50 mi fa la multa, dai, un pochettino di margine potrebbe anche lasciarmelo. Ci ho preso due multe, ma questa qui mi segue da Livorno, cos'è? Sì, poi ora la faccio passare. Faccio prima. C'ha la Lamborghini. Hanno messo le macchine della polizia con la Lamborghini, ora se le devono ripagare mi fanno tanto di quelle multe che... Anche qua il brutto qual è? Forse ci passavo, però non, cioè non ero, non avevo un attimino l'occhio di là e quindi ho preferito frenare un pochettino. Quello lì veniva anche lui su bello spedito. Qui c'è qualche legge della gravità che io non conosco, che permette ai palloni di paglia di rimanere di rimanere fermi anche in discesa, a quanto pare. Avevo detto che l'avrei lasciato passare. Dai, ma non puoi fare 50 in sta strada, su, neanche con un camion. Quindi ci fermiamo qua al distributore, dov'è? Di qua o di là? Boh, non c'è manco scritto. Qua va bene, siamo in un centro abitato, ora l'ho detto. 50 all'ora sono giusti. Tanto devo anche fare la pausa, che ora è mezzogiorno e 40. Facciamo la pausa, andiamo a mangiare. Dov'è l'autoclick? Qua è il distributore, no, l'autoclick. Ah, anche qua c'ero già venuto, non lo ricordo. O no? No, mi sa di no. Ma lo confondo con un altro. Adesso si ferma la polizia anche qui 45 minuti, aspetta che riparto io. Siamo a posto. Siamo un po'... no, siamo giusti dietro il parcheggio. Allora, DL, abbiamo ancora 2 ore di guida. 2 ore di guida, dove arriviamo? Ci arriviamo perlomeno... sì, dovremmo arrivarci a Parma. E quindi facciamo, allora, 45 minuti. Sono le 12:47, quindi facciamo venire alle 13:05. 13. sì, 44, aspettiamo un minuto. Aspettiamo... l'una e mezza e 31. Se arriva. Ecco, via. 45 minuti fatti. Gasolio lo abbiamo. Abbiamo fatto 363 km da vuoti. E ce ne aspettano un'altra 50. 400 e passa chilometri vuoti per andare a caricare. Bello che anche qua è il DLC Italia, cosa che è un pochino il discorso che avevo fatto qualche giorno fa. Già col DLC Francia un pochettino, adesso con quell'Italia è molto bella la cosa, vedete, si passa dentro i paesi, già in quello Going East proprio era normale, sembrava la mappa di base, quindi non è che cambiava tanto come DLC. In quello Scandinavia poco poco si vedeva. Quello Francia già si cominciava a vedere, in questo si vede proprio bene che quando passi dentro le strade queste qui, fai invece che fare l'autostrada, fai questo tipo di strade qua, ci passi dentro i paesi, non è che come sulla mappa di base che giri e ti ritrovi sempre in mezzo alle lande desolate che non c'è niente. Ah qui, eh sì, è dove siamo passati l'altra volta, che c'era quel ponte Lastrano che avevo detto. Volevo passarci sopra, ma non si può. Questi guardrail qua alti, vai, dal camion. Dal camion se ci vedi, con la macchina immagino che... questo qui si ferma. Che fai un po' fatica a vederci, cioè non mi sembra proprio una scelta metterli a una rotonda. Sono guardrail che sembrano alti 1,5 m almeno. Strada? No, non l'abbiamo mai fatta.
no, se riusciamo. Quanti soldi abbiamo? 19.000. Ho fatto su... Ma non erano... Non erano 13. Forse. Non lo so. Farm esplorato. Progresso da achievement 19 su 23. Potremmo anche completarlo questo achievement. Fammi un po' vedere cosa mi manca. In teoria mi manca Bari come città. Non le esplorate. Ah, mi manca Suzzara. Livorno. Livorno non ci sono mai andato, davvero. Questa non è sotto Livorno. Questa è sotto Livorno. Perché non mi dice? Vabbè. Mi manca allora Livorno, Suzzara. Vabbè, Trieste se c'è. Se conta come achievement. Vabbè, ora ci andremo. Poi. C'era un paesino, no? Qua da qualche parte. No, forse mi sbaglio. Bari e Taranto. Ho detto che me ne mancano 18 su 23. 5. 1, 2. 3, 4, e allora se conta Trieste, sì, anche Trieste, 5. Non ne sono molto sicuro, che se Trieste lo conti, perché Trieste in teoria è solo della Pro Mod. Però boh, può essere. Sì, qua non c'è altro come paesi. Se vai su Steam te lo dice quali città ti manca, cioè, ti dice in teoria quali città, ma non so se ti dice le città. Ti dirà sicuramente richiede DLC tali. Poi alcuni achievement non me li calcola mai. Del tipo, ce n'è di quelli che mi dicono trasporta delle merci da un porto a un altro nel nord della Svezia, cose così. Ne ho fatti per così. Quante volte, cioè ogni volta che andiamo su dai, vai, vado via. Basta che ci mettiamo d'accordo. Ogni volta che vado su in Norvegia, in Svezia, su di là, vado sempre ai porti. Non capisco come mai non me li salvo mai gli achievement. Ok, autostrada. Ora che devo andare a caricare, devo prendere l'autostrada. C'è la fermata dell'autobus. Dai, sono autostrada. Devo cominciare a fare storie. Qua c'è il Cina. Sì, vabbè, ho capito. Però fino a un certo punto mi fa bene, poi basta, Perché fanno i cancelli che si aprono per metà? Io ho detto ok, si apre e comincio a partire. Va già bene che non ho preso tanta velocità, perché se no me lo tiravo via quel pezzettino di cancello lì. Cioè, faccio entrare nella zona. Sì. Allora, cos'è che devo cambiare il cambio? Cambiamo il cambio. Allora, devo mettere il... Non il 308, il 307. O questo qua, che in teoria è indifferente. GRSO 900 RA. Ah, RA sta per automatico. Ora mi viene in mente, l'avevo cambiato io. O questo qua. In teoria va benissimo anche questo. Non so che motore è questo. Un Euro 5 o un Euro 4? Teoricamente potrei metterci anche l'Euro 5. Curiosità personale. No, non posso. Vabbè, acquistiamolo. 1328 080. No. No, il 271. Il 308. Sì, il rapporto è uguale. Differenziale uguale. Sì, il rapporto, vabbè. 080-081. In teoria, essendo un pochino più piccolo, forse dovrebbe fare... Cioè, ma non so di cosa si intenda. Dovrebbe fare tipo un giro al minuto di più, una cosa del genere. Quasi niente, insomma. Una cosa assolutamente trascurabile. Per lo meno adesso. Dai, che non mi abbassa il carrello. Adesso abbiamo tanto tempo per andare col carrello abbassato. Non ce n'è bisogno. Posso passare questo, sì. Grazie. Meno male che c'è stata più larga. Almeno evito di salire sul marciapiede.
quel rimorchio che vi dicevo io è un pochino più piccolo, non ha il dolly, è diciamo un rimorchio completo da solo, si completa da solo. Ha una specie di dolly, non è proprio un dolly. Insomma, avete presente? No, è fatto un rimorchio. Milano, Bologna, Verona, qui è dove andremo prima. E noi invece andiamo per di qua a caricare. Che dita ho messo dove devo andare a caricare? Sapete che non me lo ricordo più. Ponte Taro, c'è una zona industriale, Ponte Taro. Quel cartello lì significa zona industriale. Ma ticcare non c'è. Non ce la farà neanche a tirarsi per da solo. Vediamo. Ok, ora non funziona, non staziona da solo il freno motore. Sembra arretrato. Allora lo azieno io perché mi interessa. Perfetto. No, guarda che bella rotonda grande che mi ci fanno qua. Mi piacciono queste rotonde grandi, non tanto perché mi piace avere la rotonda grande, ma perché almeno devo evitare di fare il pelo con la parte di lì del camion ai cartelli e di qui con il rimorchio non salirci sopra. Che anche quando abbiamo quelli normali di semirimorchi, quelle rotonde lì sono strette lo stesso, per cui. Oh, qui c'è il po', no, sto scherzando. Vediamo domani nella prossima puntata. Guarda, c'è anche l'omino che taglia l'erba. Probabilmente gira in tondo giorno e notte, però va bene, almeno c'è l'animazione. Guarda qui. Là c'è una locomotiva che tira dei vagoni. No, ho sbagliato, ho aperto la mappa, ho schiacciato il tasto sbagliato. Sembra un po' difficile poterli fare su queste strade qua con un camion. Neanche con una macchina, però no. Così. Qua ci passerei sotto, sì. Tenendo conto nella realtà magari presterei un po' più attenzione, tenendo conto che su Eurotrack ci passi un po' più, sì. Spinelli, anche qui le entrate non si risparmiano a farle un pochino più larghe. Ora, la domanda che mi sorge spontanea è... Ah no, okay, infatti dicevo, come faccio a entrare e a girarmi qui dentro con questo... bestia di rimorchio che c'ho qui dietro? Sì, però non sono l'unico che ha rimorchi lunghi, cioè guardate, il primo è normale, il secondo già potrei attaccarlo benissimo sul camion che ho io, che è uguale. Il terzo è normale e il quarto è... boh, non so neanche quanto possa essere questo rimorchio. Probabilmente 34 metri, non lo so. Sta di fatto che io però non so dove mettermi qui. Proviamo a fare un giretto qua, se ce la facciamo. C'è anche sedioso. Allora, ce la facciamo. Sesto qua. Mettere un rimorchio del genere qua, non lo so. Salve. Il bello è che, vabbè, diciamo che... le ruote così le facciamo, le distruggiamo un pochettino, però col bilico non avremmo potuto fare una cosa del genere. Così sì. Allora, l'unica porta che possiamo prenderci noi è lì di dietro, quindi... quindi ci tocca fare un po' di casino. Permettercelo. Abbiamo veramente tutte le porte occupate, quelle comode dei rimorchi semplici da fare per marci, sì. Con calma facciamo le tromarce anche noi. Penso che sia più facile fare tromarce con uno di questi qua, che vedete qua, con il tratto, con questo qua, che c'ho io sopra. O no, non lo so. Perché mi ricordo che una volta che dovevo farci le tromarce con questi, ci ho tripolato un bel po'. Allora, qui lo sto mettendo proprio dove non c'è neanche una porta. Fanno le righe dove non ci sono porte. Se mettiamo il rimorchio nella E e il camion nella D. Se gli va bene così, se non gli sta bene si aggiustano, perché altri modi non posso entrarci.
Dai, di nuovo questo anello lì. Mi confondono le righe. Ci sono le righe in terra che mi fanno vedere che devo andare lì. Quindi andare giù di là. Perfetto. Così. Quella di là è ancora più dritta. Così. Ora ci riprendiamo un pochettino. Qua sì che torna utile il cambio manuale. Averci il cambio automatico probabilmente ci vuole ancora di più. Quanto sono vicino? Troppo, ok. Poi ci hanno messo pure questi affarini qua da rompere. Se faccio così mi aggancio? No. Non mi aggancio veramente? No. Okay. Allora facciamo così. Poi ci riprendiamo una volta per bene, dovremmo esserci dentro. Andiamoci vicini di qua. Ora ci siamo. Il timone qua l'ho lasciato girato un pochino di più apposta. Non devo riprendere ancora un attimo. Lo lascio girato apposta, sennò poi cioè, per agganciarlo bisogna piangere. E quando fai i lavori devi, quando lo sganci per scaricare deve essere dritto. Quando lo lasci più per caricare penso vada diretto così. Ok, allora andiamo indietro finché non tocca. Adesso ci è voluto un pochino, abbiamo messo 3 minuti come la pubblicità lì di quello là che c'è l'aereo che dice è stato difficile ma ce l'abbiamo fatta. Abbassiamo il carrello che almeno possono caricare molto pesantemente. Piano, piano, quanto manca, piano, piano. A parte che vabbè io starei facendo una cosa che non ha molto senso perché mi sto accostando. Mi sto accostando la porta, ma io dietro c'ho l'elevatore, quindi c'ho la pedana dietro. Però. Questo ragazzi è il nostro parcheggino che abbiamo fatto, direi che sono abbastanza soddisfatto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da è tutto. Ciao a tutti.